20 dicembre 1960, il Vietnam del Nord annuncia la formazione del Fronte di Liberazione Nazionale del Sud. L'obiettivo è la creazione di un'organizzazione simile al Viet Minh, che aveva liberato il paese dal colonialismo francese, facendo appello a tutti i settori sociali del Sud, scontenti del regime di Ngo Dinh Diem. Fin dall'inizio, però, il fronte viene di fatto dominato dal Partito Comunista del Nord, conquistandosi il nome di Viet Cong, contrazione di Vietnam Cong San o Comunista del Nord. Saranno gli attacchi del braccio armato del fronte contro le installazioni militari americane a convincere Lyndon Johnson a portare nel giro di pochi anni il numero dei soldati americani presenti in Vietnam da poco più di 10.000 a 500.000.